completato un tuo esercizio. Allora, nel compito la competenza che dovrete avere è, dopo aver individuato il punto nel corpo, determinare uno studio cinematico del punto, ovvero uno studio accurato però, mi raccomando, sapendo ben usare le formule della cinematica del punto. Chiaro? Quindi, per il compito dovrete conoscenza del corpo rigido per capire quali sono i punti caratteristici del corpo rigido. In base alle informazioni della comanda che vi viene dato nel testo, individuare le informazioni a quale punto del corpo rigido si riferiscono. Una volta aver individuato questo, studiare cinematica del punto, quell'oggetto, e risalire a vari componenti del corpo rigido sulla base delle forme e delle relazioni che conoscete, vero? Nella rototraslazione, appunto la traslazione, nel paranco, ai punti di paranco e via dicendo. Ok? Quindi la cinematica del punto la dovete sapere bene, la prima relazione di equazione, usare bene. Potete avere la velocità iniziale e dovete frenare il corpo, potete avere la velocità finale e dovete accelerarlo, potete avere la velocità iniziale e finale che fa la differenza per trovare l'accelerazione e poi trovare lo spazio e il tempo e via dicendo. Chiaro? Chiaramente quelle tutte, moto rotatorio deve sapere bene, quindi accelerazione tangenziale, accelerazione radiale, l'omega, per arrivare dall'omega alle velocità tangenziali, ci sarà questo passaggio sempre. Chiaro? Quindi il corpo rigido per voi è semplicemente il mettere in relazione l'informazione con il punto del corpo e risalire ai moti che sapete sono il circolare e il rettilineo. Chiaro? Con l'equazione cinematica. Questo sarà da fare. Quindi la cinematica di punto la sapete benissimo, mi raccomando. Quelle formule 2 le dovete mangiare e dovete individuare subito dal testo dell'esercizio che conoscenza avete, sia angolare o lineare. Quindi sia le lineari sia le angolari. Chiaro? Le due angolari e le due tangenziali. Chiaro? Allora, mettiamo adesso di fare un esercizio sul sistema articolato. Il sistema articolato, vi semplifico le cose. Vi ci metto il sistema B alla manovella, anche perché l'unico che veramente ci serve. Altri non ci serviranno più di tanto. Va bene? Allora, sistema B alla manovella. Qui potete conoscere o l'omega della manovella, o la velocità della manovella, o la velocità del pistone. E dovete risalire, come ben sapete, al CIR, vero? E attraverso il CIR puoi andare a risolvere l'esercizio, ok? Quindi risolvere, determinare il CIR. Ora vi forzo un po' la roba perché. Il CIR vi serve perché dovete riportarvi sempre il CIR. Allora, fammi parlare poi. No, allora, per fare il CIR devi prolungare questa e mette perpendicolare alla direzione del movimento del pistone questa. Una volta determinato il CIR, dovete determinare due velocità. La velocità di un punto, che può variare sulla biella, e la velocità dei due punti caratteristici, A e B. Qualcosa può essere nota, uno dei due, va bene? Attraverso questo voi cosa dovete fare? Allora, attraverso la conoscenza della velocità nota, dovete ricavare l'omega 1 del CIR. Però quel punto C è Il punto C è un punto sulla biella. Può un punto, non è tipo la metà di essere la metà, può essere a due terzi, può essere a tre quarti. È comunque in un punto noto. Come si fa tra il CIR? Ancora. Vi ho spiegato 20 volte come si fa. Ma la guardate i video, di la verità. Si fa perpendicolare a dove si muove il carrello e si prolunga la manovella. Poi, una volta te conosci o la velocità di A o la velocità di B o l'omega intorno alla manovella. Chiaro? Per esempio, se conosci l'omega intorno alla manovella. Allora,
Solitamente il compito viene dato o a... Aspetta. O a... No, Carnot no. Tutto un Pisagora. O a Nosa. A B Noso. Poi. Poi, un angolo, o questo o questo. Va bene? Quindi una configurazione. Una condizione cinematica, per esempio l'omega. Oppure conoscete una velocità di A o di B. Questi sono ciò che vi può capitare. Qui si parla di moto rettilineo, cioè di moto uniforme, non accelerato, per non complicarvi la vita. Dovete riavare che cosa? Tutto rispetto ai CIR, cioè per trovare con l'omega potete trovare VA, perché è un moto circolare. Ok? Ci siamo? Una volta che voi avete VA, potete trovare l'omega 1 attraverso la costruzione intorno ai CIR. Però bisogna sapere quanto è da gira a gira. Perfetto. Omega 1 è uguale a VA fratto a CIR o CIRA, che è la stessa cosa. Per trovare a CIR dobbiamo fare tutta una serie di passaggi trigonometrici, tutto attraverso triangoli rettangoli. Quindi vi dovete costruire il triangolo rettangolo. Prima è questo. A questo punto conoscete di questo triangolo BAH, l'ipotenusa e un angolo. Potete riavare i due cateti. Teorema dei seni e coseni dei triangoli rettangoli. Quindi AH è uguale a B per il seno di alfa. Analogamente, BH è uguale ad AB coseno di alfa. E riavate questi due segmenti, 1 e 2. Poi vi sposto, non c'è scritto, AH e BK, bianco. Poi vi spostate il triangolo AHO. Qui a questo punto conoscete l'ipotenusa AO e un cateto, teorema di Pisagora, determinate il cateto mancante. A questo punto, per andare avanti, dovete calcolare l'angolo beta, che è questo. Come l'ho calcolato l'angolo beta? Con la formula inversa del teorema dei seni e dei coseni. Perché questo beta a cosa è uguale? Posso scrivere per questo triangolo la formula che un cateto, per esempio AH, è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto. Quali sono le incognite di questa equazione? Solo il beta, perché AO è noto, AH è noto. Quindi riaviamo il seno di beta. E diventa AH fratto AO. Per riavare il beta uso la proprietà del prodotto di funzioni inverse. Moltiplico per seno alla meno 1 entrambi i termini. Ma seno alla meno 1 di seno equivale all'argomento. Chiaro? Se io prendo F di f alla meno 1 di x, questo mi dà x. Chiaro? Senza, quindi beta è uguale seno alla meno 1 di ah fratto ao. Lo metto in calcolatrice e riavo l'angolo. O in gradi o in radianti, questo non è un problema.
Mi raccomando, se l'angolo dovete mettere nell'equazione della cinematica, se lo dovete mettere in radiantum, se lo mettete in gradi. C'è un esercizio che io vi do l'angolo in gradi, voi lo dovete mettere in radianti. Non mi fate come qualche altra classe me l'ha messo in gradi e gli è venuto fuori un numero completamente sbagliato. Quando si usano le equazioni, sempre radianti. Qui lo potete lasciare in gradi perché non vi serve di fare operazioni, vi serve il seno di 90, se nell'calcolatrice l'avete in grado, l'calcolatrice vi dà il risultato numerico giusto. È chiaro, se nell'calcolatrice l'avete in radianti, ci mettete 90, vi dà il risultato sbagliato. Però di solito l'calcolatrice c'è in grado e quindi se mettete il seno di un angolo in grado, vi dà il numero puro che potete usare. Chiaro? Però se usate l'equazione cinematica, per esempio questa, lo mettete qui in gradi vi sballa tutto. Qui va messo radiante. Va bene, ricordatevi la formula di correlazione, 180 sta a x come pi greco sta all'angolo noto, 40 gradi per esempio. E questo ve lo riporta radianti, va bene? La proporzione per riportare da gradi a radianti. X 180 sta x è l'incognita, no? Come pi greco sta a 180, e pi greco è l'equivalente di 180 e la x mi trova l'equivalente di 40 radianti, va bene? Ok? Bene, trovato B, a questo punto io cosa faccio? Mi sposto il triangolo BCRO. Di questo triangolo BCRO conosco il lato BO e l'angolo beta. Quindi posso ricavare col teorema dei seni e dei coseni l'ipotenusa e poi il cateto. L'unica cosa di OB conosco la spezzata, cioè conosco lo H e l'HB. Devo fare la somma. OB è uguale a OH più BH che avevo precedentemente determinato. A questo punto di questo triangolo BOCIR conosco un lato e un angolo. Posso ricavare l'ipotenusa, per esempio, CIRB con la formula inversa, ovvero scrivo la formula normale, ovvero che il cateto OB è uguale al coseno dell'angolo adiacente, coseno di B, per l'ipotenusa CIRO. Di questo triangolo BOCIR conosco un cateto e un angolo. Posso levare l'ipotenusa, la formula inversa. Scrivo il cateto uguale all'ipotenusa per il coseno dell'angolo beta. Questo lo conosco. Questo lo conosco, diamo questo. CIRO è uguale a OB fratto coseno di beta. E mi viene un numero. Una volta ciò CIRO, posso trovare CIRA con la differenza fra CIRO e AO che conosco. Chiaro? Io conosco CIRO. Posso ricavare CIRA come CIRO meno AO. Va bene? Quindi CIRA è uguale a CIRO meno AO. Perché devi trovare VA. Ora cosa fai? Perché devi trovare omega 1. Ora, VA ce l'hai. Perché l'hai trovato prima. ACIR ce l'hai perché l'hai trovato ora. Ricavi omega 1. Esercizio un'ora. Se tu sei veloce, no. Questo è per i 10. Allora, questo compito se lo sai fare. Allora, molte volte questo esercizio ha salvato altri. Perché? Perché è abbastanza schematico. Se uno prende il via, a differenza di quelli di cinematica. Però scegliete voi la strada da percorrere. Comunque, questo compito è veloce. Chi lo sa fare l'ha fatto in un'ora di sopra. Cioè, il vostro è leggermente più difficile, ma però in un'ora si fa perché c'è poi altro da fare, c'è da capire.
Allora, a questo punto, ho qua, devo trovare VB. Come faccio? Omega 1, Omega 1 la ce l'ho. VB sarà Omega 1 per CB. Per trovare CB è il cateto del triangolo che conosco, addirittura l'ipotenusa è il cateto o l'angolo. Posso fare o col teorema di Pitagora o con il teorema dei coseni, che vi resta più semplice, va bene? Quindi fo CB, forse il teorema di Pitagora vi resta più facile, Cρ al quadrato meno BO al quadrato, va bene? Che già l'abbiamo calcolati. A questo punto ho CB, posso riavare VB. Va bene? Omega 1 ce l'ho, CB l'ho calcolato, trovo VB. Resta da calcolare l'ultimo, che è VC. Calcolare VC, ho bisogno di calcolare questo lato, circa. Come faccio? C'è due modi. Devo trovare questo qui. C'è due modi. Quello più semplice, tiro questa altezza che la chiamo CK. Chiaro? Devo riavare quest'angolo, lo conosco, perché per la proprietà di questo chiamo seta. Per la proprietà degli angoli interni di un triangolo, teta è uguale a 180 meno alfa meno beta. Va bene? Questo qui, che è quello che mi serve, gamma, è il supplementare di questo. Quindi sarà 180 meno gamma, meno teta. Quindi è 180 meno teta, sostituisco. Meno 180 più alfa più beta. Quindi alfa più beta. E riavo questo. C'è anche un teorema che dice il triangolo esterno, triangolo, uguale alla somma degli altri due. Questo è un teorema di Euclide, avete fatto sicuramente alle medie. O a matematica si dovrebbe fare. Il teorema di Euclide, che è l'angolo esterno di un triangolo uguale alla somma degli altri due. Perché? Perché effettivamente se questo qui fa 180 ogni triangolo, è chiaro che se questo è la somma di quest'altri due, anche questo deve essere la somma di quest'altri due, se no potrebbe essere supplementare. Però io ve l'ho fatto matematicamente, almeno non è sbagliato. Questo è il complementare a 180, perché sommato a quest'altri due fa 180. Quindi è chiaro che questo è la somma di quest'altri due. È matematica, è l'idea. Questa si fa a matematica, in seconda. I miei figli lo martorizzano questa roba. Però la matematica fatta bene poi aiuta, perché soprattutto qui la matematica serve. Cioè, fanno tanta matematica ai licei, che serve, sì, ma in previsione ingegneristica. Qui dove veramente si usa, non si fa. Questo, se vi riuscite, io ci provo a dirlo, ma... Cioè, qui sono tutte istruzioni geometriche, ragionamenti tecnici, numeri, calcoli. Cioè, il meccanico è così, è uno che calcola di continuo. Delle volte so, cioè, in difficoltà io, figuratevi voi, cioè, la matata deve fare parecchio. Invece, purtroppo siamo soli. Comunque, VC. Per trovare VC sarà omega 1 circa. Cioè, a voi vi può sembrare di essere fortunati a perdere alcune ore di matematica, ma alla fine ce le rimette le penne. Fate una fatica enorme, poi a fare tutti questi esercizi. Se invece siete abituati. Allora, ora io cosa ho? Ho l'angolo, ho l'ipotenusa CA, posso riavare i due cateti, CK e KA. Chiaro? Allora, CK è uguale all'ipotenusa CA per il seno di gamma. AK è uguale a CA coseno di gamma. E
E quindi ricavo questi due lati del triangolo, 1 e 2. A questo punto io posso determinare K-Cir come differenza fra Cir A e K-A. Chiaro? Quindi io determino il K-Cir come Cir A meno KA. Quindi determino il Cir K come la differenza fra Cir A e KA. Ora, di questo triangolo Cir KC ho un cateto e un altro cateto. Posso ricavare l'ipotenusa, che è quella che dovevo cercare. Quindi, Cir C è uguale alla radice quadrata di K-Cir alla seconda più CK alla seconda. Io ho quello che mi mancava, lo metto qui, l'omega 1 ce l'ho della. Intorno al Cir posso ricavare l'ultima velocità che mi mancava, che è VC. Allora, questo esercizio sarà abbastanza simile nella procedura di risoluzione. Quindi, secondo me, dandovi già che sarà questo, vi semplifico le cose. Certo, se vi lascio aperto l'articolato, vi posso dare un articolato qualsiasi, già no. Ma sapendo già che questo, se vi ci mettete, è ripetitivo. Po Ora Napoli. No, alla fine c'è la fine, sì, ma te ne ha ancora tutti gli angoli. È più ripetibile. Diciamo, è quello più schematicamente. No, che ripetete cioè, se avete capito la procedura, probabilmente il successo allo scritto è facile. Quegli